Risultano giunti sul territorio italiano 91.846 ucraini, di cui 7.664 presenti in centri di accoglienza straordinaria, 465 nel sistema di accoglienza e integrazione, nel SAI, e 83.817 accolti all'interno di una rete familiare, ovvero nel circuito solidaristico. I minori stranieri non accompagnati ucraini risultano essere 1.764, accolti soprattutto presso famiglie 1.332 a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile. Per gestire l'imponente afflusso dei profughi, il Governo ha introdotto disposizioni volte da un lato a rafforzare con l'incremento complessivo di ulteriori 8.000 posti presso la rete di accoglienza pubblica, articolata sia nei CAS che nel sistema integrato, nel SAI, e dall'altro volta a sostenere anche con misure finanziarie la sistemazione autonoma, prevalentemente presso famiglie ucraine già presenti in Italia. È da segnalare che per reperire più prontamente le strutture di accoglienza pubblica sono state introdotte specifiche deroghe con ordinanze di protezione civile al quadro regolatorio vigente, in maniera che l'attività di reperimento dei CAS da parte dei prefetti, possa avvenire più rapidamente, anche senza risentire dei limiti imposti dal capitolato vigente. Nella stessa ottica verrà sostenuto lo sforzo dei comuni per l'accoglienza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, assicurando la copertura degli oneri finanziari connessi alla relativa sistemazione alloggiativa e assistenziale. Sempre con riguardo ai minori non accompagnati, per il quale il Capo Dipartimento per la Libertà Civile e l'Immigrazione ha assunto il ruolo di commissario delegato, è stato predisposto uno specifico piano per coordinare le attività dei diversi soggetti interessati. Il piano riserva particolare attenzione all'attività di monitoraggio delle presenze dei minori nel territorio italiano, al conseguente inserimento dei nominativi dei medesimi nel sistema informativo minori del Ministero del Lavoro e alla ricognizione delle strutture destinate ad ospitarle. Il piano inoltre avrà un addendum che specificherà le modalità di interrelazione del commissario anche con gli organismi internazionali UNHCR, UNICEF e Save the Children, che hanno competenze in materia di rifugiati e minori. In relazione alla circostanza che un numero consistente di minori ucraini giunti in Italia al seguito di una persona che non ha con loro un rapporto genitoriale e che non può qualificarsi né come figura tutoriale né come soggetto legalmente responsabile in base al nostro ordinamento, posso assicurare che vi è grande attenzione da parte di tutti gli attori istituzionali per far sì che vengano adottate soluzioni rispettose della sensibilità del minore e più favorevoli alla migliore integrazione. L'affidamento del minore alla stessa persona adulta con la quale è arrivato in Italia in ragione della pregressa relazione affettiva, ovvero l'affido, avvengono di norma preferiti alla collocazione presso una comunità. È importante precisare come nelle decisioni adottate dall'autorità giudiziaria minorile si tenda a preservare l'eventuale sistemazione in cui il minore risulti far parte di un gruppo di altri minori ai quali sia parimente legato affettivamente.